La trattativa per il contratto nazionale continua ad essere abbastanza animata e nello specifico sembra che non si sia arrivati ad alcun risultato. Secondo lei i fondi del PNRR possono essere dirottati per un miglioramento anche economico? Allora, io penso innanzitutto, che sia necessario un investimento diretto dello Stato nella scuola maggiore di quello che abbiamo oggi. Noi abbiamo posto il problema, anche, in occasione dell'ultima legge di bilancio perché, ritenevamo e riteniamo che le risorse del PNRR da sole non possano bastare. Le risorse del PNRR, interessano, ambiti importanti, ma crediamo che quelle risorse debbano essere stabilizzate nel bilancio dello Stato, perché altrimenti saranno solamente uno spot. In particolare quelle, ad esempio, della formazione, che non sono poche, sono 1 miliardo e 800 milioni, devono sicuramente incidere anche in questo rinnovo contrattuale, ma come ho detto, c'è bisogno complessivamente di un investimento diretto maggiore, a partire dai salari. Sul tema credo che sia chiaro che in questo momento gli aumenti più alti di quelli che erano stati messi in conto lo scorso anno, anche grazie a un incremento che c'è stato nella legge di bilancio, in questo momento non sono sufficienti dal nostro punto di vista, anche perché, come tutti sappiamo, l'inflazione sta aumentando tantissimo. Crediamo quindi che in vista dell'apertura di questa stagione contrattuale, perché ancora la stagione contrattuale non è iniziata, noi dobbiamo essere convocati all'ARAN, deve ancora uscire l'atto di indirizzo. È necessario che il governo dia un segnale importante, c'è un divario da colmare rispetto al resto del lavoro pubblico per titoli di studio equivalenti, e quindi necessario che ci sia adesso un ulteriore investimento nel settore istruzione e ricerca, in particolare nella sezione scuola. E nello specifico, da un punto di vista normativo, che cosa chiedete? Dal punto di vista normativo ci sono tanti temi che andranno affrontati in questo rinnovo contrattuale. C'è una grande questione che riguarda sicuramente l'organizzazione del lavoro che negli anni è stata sottratta ai tavoli negoziali. Il peso della legge 150, la famosa legge Brunetta, si fa ancora molto sentire. E noi crediamo che il tema dell'organizzazione del lavoro debba tornare a essere materia contrattuale a tutti gli effetti. Pensiamo che la formazione debba essere interamente contrattualizzata e sulla formazione debba esserci un grande investimento, che la formazione debba effettivamente essere una formazione in servizio, quindi retribuita e ben retribuita. Pensiamo che debba emergere tutto il lavoro sommerso che si fa a scuola e che non è riconosciuto. Questa favola che a scuola si lavora poco deve finire. E perché questa favola finisca c'è bisogno di fare un'operazione contrattuale seria, e cioè che si possa effettivamente normare ciò che a scuola realmente si fa, che va ben oltre l'orario di lezione frontale, come sanno benissimo tutte e tutti. E quindi crediamo che questo contratto su questi versanti, ma anche sul tema importante della libertà di insegnamento, a partire da un sistema che separi il modello della scuola da quello del resto dei settori pubblici, riconoscendo la specificità che è lavorare nella scuola, debbano essere materie che nel contratto finalmente si possano discutere molto più di quanto non sia stato fatto in passato. L'ultimo contratto riconquistava la dimensione negoziale dopo 10 anni. Adesso è il momento di andare avanti e fare di più. A proposito del riconoscimento anche di alcune figure, in tanti chiedono che gli educatori, i tutor o gli assistenti ai progetti abbiano un maggiore riconoscimento. Lei cosa ne pensa? Io penso che il tema dei profili professionali esista, ma non si debba mettere in discussione l'unicità della figura docente. Crediamo che si debbano trovare soluzioni equilibrate che permettano di effettivamente valorizzare tutto il lavoro che si fa, ma tenendo presente che la scuola è prima di tutto una comunità e questa comunità va rafforzata. Credo che il nodo anche della valorizzazione degli organi collegiali, del loro riconoscimento, della loro funzione, debba tornare ad essere un nodo di cui si discute e che si possa tornare a rilanciare la scuola anche da questo punto di vista. Perché
La stessa formazione debba essere legata a un'iniziativa del collegio dei docenti, quindi bisognerebbe avere un percorso che non sia solo individuale, ma che sia effettivamente proiettato in una dimensione collettiva. Ci sono poi tante altre questioni, pensiamo solamente all'enorme partita che riguarda il personale ATA. È in discussione da mesi la riforma del sistema di classificazione professionale, alcune risorse sono state stanziate, anche su quel versante si deve fare di più, c'è il tema delle elevate professionalità, si devono fare operazioni di innovazione che in realtà corrispondono a ciò che le scuole in parte già fanno e che hanno bisogno però di una copertura in termini di risorse che deve essere garantita perché altrimenti ogni intervento resterà monco. E per questo noi crediamo che la stagione contrattuale debba aprirsi velocemente, ma debba essere portata avanti sapendo che di più il governo deve mettere a disposizione, cioè noi non staremo solo al tavolo, saremo al tavolo e saremo a rivendicare ciò che al tavolo manca. Infine le chiedo, parteciperete allo sciopero sul clima, alla manifestazione sul clima? Come mai? Perché noi siamo convinti che in questa fase storica straordinaria a cui nessuno di noi era preparato, non solo le studentesse e gli studenti, una fase di grande incertezza, grande complessità, ci sia un'emergenza su tutte, che è quella del cambiamento climatico, che più crudamente si dovrebbe definire surriscaldamento della terra. Questa è la guerra da combattere, questa è la guerra nella quale dovrebbero essere coinvolte tutte le nazioni e tutti i popoli. E pensiamo che a maggior ragione oggi, di fronte a un peggioramento delle condizioni, è una guerra che ci sta riportando indietro anche dal punto di vista dell'approvvigionamento dell'energia, per cui i timidi passi in avanti che erano stati fatti rispetto al superamento delle fonti fossili sembrano essere già cancellati. C'è bisogno a maggior ragione di più di investire su questa giornata. Noi ci crediamo molto. Pensiamo che abbiano fatto bene le studentesse e gli studenti in questi anni a mobilitarsi, queste iniziative vanno sostenute e per questo noi abbiamo questa volta convintamente, come già in altre occasioni, aderito alla richiesta di indire uno sciopero e quindi noi abbiamo indetto lo sciopero per il clima e devo dire per la pace e per il disarmo. Io avrei finito. Vuole aggiungere qualcosa, lei di cui non abbiamo parlato? Ma vorrei dire che questa fase davvero imprevista, che viene a valle peraltro di 2 anni di pandemia in cui abbiamo misurato tutto ciò che alla scuola pubblica mancava, noi lo sapevamo. Sapevamo che la scuola pubblica era stata indebolita, in particolare negli ultimi 20 anni, ci costringe, ancora di più che in passato a prendere la parola. Noi crediamo profondamente nel fatto che, forse, ancora di più che in altre stagioni, si deve tornare a partecipare, cioè serve l'azione diretta. Le cose non cambiano da sole, le cose cambiano dal basso, cambiano se ci si organizza. Se si fa pressione davvero sulla dimensione politica nelle istituzioni e le grandi riforme della scuola, quelle vere, quelle che hanno attuato la Costituzione, sono riforme che sono venute da grandi movimenti popolari. La scuola del tempo pieno, degli organi collegiali, la scuola che applicava la Costituzione è arrivata perché c'è stata una grande spinta, una grande partecipazione. E io penso che su questo tutti dovremmo puntare di più. Serve iniziativa, serve mobilitazione, servono anche naturalmente idee, prospettive, quelle non mancano, ma senza le gambe delle persone non vanno da nessuna parte. Quindi spero che ci sia grande partecipazione al voto e che si torni a credere nell'azione collettiva. La CGIL è l'organizzazione sindacale che ha sostenuto fin dall'inizio la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. L'idea che ci sia una rappresentanza diretta, elettiva delle lavoratrici e dei lavoratori è una grande conquista per il Paese. E pensiamo che le RSU vadano sempre più supportate, sostenute e che le
l'idea stessa che ci sia una presenza diffusa nei luoghi di lavoro, con cui effettivamente le lavoratrici e i lavoratori possano esprimere i loro bisogni, i loro diritti, i loro interessi nei confronti della controparte, a nostro avviso, rappresenta uno dei patrimoni più grandi del sindacato italiano. Per queste ragioni la CGIL fin dalla prima tornata elettorale dell'RSU ha sempre prestato grande attenzione alla formazione dell'RSU, una formazione che naturalmente attiene alle competenze negoziali, indispensabili per svolgere il lavoro quotidiano, l'attività quotidiana dell'RSU, ma anche un'attenzione importante a quella che è una formazione a 360 gradi. Noi abbiamo bisogno di avere tanti strumenti per comprendere il mondo che ci circonda. Questo non vale solamente per le studentesse e per gli studenti, vale anche per noi e vale naturalmente per l'RSU. Noi in questo caso in particolare, cioè a partire da questa tornata elettorale, rafforzeremo anche di più la formazione politica dell'RSU, cosa che si porta avanti in realtà da anni in CGIL, ma che diventerà ancora più costante e su cui faremo un investimento maggiore di quello che non abbiamo fatto già in passato. Crediamo infatti che proprio in questa stagione così complicata per la democrazia, i luoghi di rappresentanza dal basso vanno davvero presidiati, preservati e su questi quindi bisogna fare grande investimento. Che risultato vi aspettate di ottenere ad aprile? Noi naturalmente ci aspettiamo di ottenere innanzitutto un risultato importante dal punto di vista della partecipazione. Questa non è un'affermazione retorica, cioè un'affermazione che facciamo tanto per farla. Noi crediamo infatti che in particolare in questi 2 anni difficilissimi di pandemia è evidente che la partecipazione democratica, che era già in crisi prima, a tanti livelli sia venuta meno ancora di più. L'abbiamo visto nelle elezioni politiche, dove in tanti già non votano, l'abbiamo visto anche nelle amministrative, in grandi città ha votato il 50% delle cittadine e dei cittadini. E allora, siccome nelle rappresentanze sindacali unitarie, la partecipazione, nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, la partecipazione è sempre stata elevatissima, la prima sfida in questo caso è la partecipazione. Quindi noi speriamo che questa campagna elettorale innanzitutto porti tante lavoratrici, tanti lavoratori dei settori pubblici, in questo caso in particolare della scuola, della ricerca, dell'università, dell'alta formazione artistica e musicale, a votare. Non è scontato, 2 anni di pandemia hanno inciso molto. In particolare nella scuola c'è grande sfiducia, grande scoramento. Bisogna però tornare a credere che tutti insieme le cose si possono cambiare, che davvero ci sia la possibilità di organizzarsi ancora dal basso e di incidere per conquistare diritti, tutele e io dico anche un futuro migliore per tutte e tutti.